Movimento PR. Siamo agli inizi con la stagione riproduttiva e abbiamo già qualche nido, soprattutto di messicani e nidi di canarini, e con delle uova. Alcune di queste uova probabilmente siamo in procinto di poterle sperare per vedere o meno se sono feconde. Per aiutarci in questo io ovviamente ho tutto registrato sul mio registratore. Ok, andiamo a visionare. Questo è come gestisco io il registro cover. Quindi ho un registro dove segno appunto il numero di gabbia, inserisco le specie sia per quanto riguarda il maschio che la femmina, con il loro rispettivo RNA e numero di anello, in modo tale che poi possiamo capire la prole a chi appartiene, gli eventuali figli, visto e considerato che abbiamo anche uno spazio per il numero di anelli, e da qui risaliremo appunto agli animali. Come possiamo vedere, questa coppia ha iniziato la deposizione il 23, finendola il 25. L'inizio della cova risulta essere il 26. Oggi siamo al 29 di febbraio, quindi in teoria già a 3 giorni potremmo visionare se le uova sono buone o meno. Andando avanti dovrei avere delle altre coppie, però a occhio e croce siamo tutti intorno ai 3 giorni, quindi possiamo provare a 3 giorni a vedere se già si vede qualche cosa. In teoria si dovrebbe vedere. Proviamo anche con questa coppia. Questa è la coppia numero 4. Abbiamo un carpodago ancestrale portatore di grigio. E per carpodago ancestrale portatore di grigio, quindi proveremo a vedere se queste uova sono feconde. Anche questa è il 26, è iniziato il giro di cova. Andiamo a vedere il nido e vediamo quello che succede. La numero 4 è questa, ovviamente sta covando, la andiamo a disturbare un attimino. Il nido si presenta molto bello, le uova anche esteticamente sono bellissime. Poi il messicano ha questa caratteristica di fare queste uova bluastre. E andiamo a vedere, incrociando le dita, speriamo che siano uova feconde o che si possa già iniziare a vedere qualche cosa. Allora, come potete vedere, quest'uovo è palesemente fecondo, sono presenti le venature, si vede addirittura il cuore pulsare, e questo è un uovo che ovviamente è fecondo. L'immagine credo sia bellissima. Andiamo a vedere come si presentano le altre, cerchiamo anche di fare un rapporto rispetto a un uovo che invece fecondo non è. Allora, come potete vedere, in questo caso l'uovo non è fecondo, ovviamente ha gli stessi giorni dell'altro, ma a differenza dell'altro non presenta alcunché a livello di venature, non si vede niente battere dentro. Quest'uovo purtroppo non sarà fecondo, la differenza credo sia palese. Noi abbiamo fatto una speratura al 3° giorno, è una speratura molto approssimativa e che solo i più esperti riescono dagli altre cose a capire. Per chi è meno pratico, quello che consiglio è la speratura farla intorno al 4° o 5° giorno, quando l'embrione è parecchio più sviluppato e quindi la differenza è maggiormente notevole. Se avremo un po' di tempo riusciremo a fare un secondo video con un embrione più sviluppato, in modo tale da poter far vedere in maniera più chiara a tutti quando un embrione è fecondo e quando in realtà l'embrione nell'uovo non c'è, perché l'uovo non è fecondo. Se il video vi è piaciuto, continuate a seguirci su questa pagina, ne faremo degli altri. E ricordo ovviamente la nostra pagina Instagram, nella quale quotidianamente postiamo qualche foto e qualche novità, e mando un saluto a tutti quanti, ciao. Allora, siamo riusciti a trovare un uovo che aveva invece 4 giorni di speratura. Ecco qui che si vede palesemente proprio l'embrione, le venature e l'embrione. Questo è un uovo fecondo, sempre di ciuffolotto messicano, ovviamente di una coppia che, ripeto, aveva 4 giorni di incubazione. Allora, siamo riusciti a trovare un uovo che aveva invece 4 giorni di speratura. Ecco qui che si vede palesemente proprio l'embrione, le venature e l'embrione. Questo è un uovo fecondo, sempre di ciuffolotto messicano, ovviamente di una coppia che, ripeto, aveva 4 giorni di incubazione.